Buongiorno a tutti, sono Carlo Boccadoro, il direttore artistico dei concerti della Scuola Normale Superiore di Pisa. Questi concerti sono stati spostati in là nel tempo dal coronavirus e quindi in attesa che finisca questa pandemia io ogni settimana vi parlo di alcuni dischi di musica della mia collezione in modo da poter ascoltare qualcosa di bello prima di poter tornare tutti quanti a teatro per applaudire gli artisti che ci saranno. Oggi voglio parlarvi di una collezione discografica che è già in vendita da più di una ventina d'anni, sono diverse centinaia di titoli, una serie molto bella che si chiama The Originals ed è principalmente della Deutsche Grammophon, ma ci sono anche delle incisioni storiche della Decca, quindi tutto sotto l'ombrello della Universal oggi. Sono le incisioni storiche degli anni 50, 60 e anche 70 in buona parte della Deutsche Grammophon, quando l'etichetta di Berlino era appunto insieme alla Decca il top assoluto, sia dal punto di vista tecnico che naturalmente erano i più grandi artisti del mondo. Molte incisioni di questi anni sono rimaste in catalogo, pensate alle famosissime sinfonie di Beethoven di Herbert von Karajan realizzate negli anni 60. Altri dischi invece, che pure erano bellissimi, erano andati magari fuori catalogo, si trovavano solo sul mercato dell'usato, in vinile, a prezzi molto alti. Quindi questa serie di riproposte, tra l'altro in serie economica, quindi sono anche a un prezzo molto basso, e sono state splendidamente rimasterizzate dal punto di vista digitale, quindi anche il suono è veramente ottimo, hanno rimesso quindi in circolazione nei negozi dei dischi che non si trovavano più. Fra i quali questa bellissima registrazione, questo è un CD doppio, con i tre quartetti di Brahms e il quartetto americano di Dvorak suonati dal quartetto Amadeus, uno dei più famosi del mondo. Allora, i quartetti di Brahms non sono la cosa più popolare di Brahms, per questo sapete che io amo presentare musica anche di autori famosi, ma non le solite. Tutti conoscono i concerti per pianoforte di Brahms, il concerto per violino, le sinfonie, i leader ad esempio si conoscono molto poco, si conoscono abbastanza i sestetti, anche i quintetti, anche le formazioni strane, tipo violino, corno e piano, clarinetto, violoncello e piano. I quartetti per archi, sì, i musicisti li conoscono, ma non sono molti i quartetti che li propongono al grande pubblico. Un po' perché sono super impegnativi dal punto di vista tecnico, e anche perché sono di grande densità, ovviamente, come le stesse sinfonie. Quindi non sono mai riusciti a entrare veramente, anche i quartetti di Schumann sono così, no? Sono bellissimi, ma quanti sono i quartetti che li suonano? Molto pochi. Questa è una registrazione veramente meravigliosa, appunto, realizzata fra il 59 e il 60. E tecnicamente ancora eccellente, in più con questa rimasterizzazione veramente non sembrano dischi che hanno più di mezzo secolo alle spalle. Perché sono problematici i quartetti di Brahms? Perché gli sono costati una fatica immensa. Povero Brahms, lui era veramente... Prima di tutto lui sapeva di essere un genio, e non solo perché Schumann lo disse ufficialmente quando introdusse Brahms al mondo musicale dicendo giù cappello signori, ecco un genio, che è detto da un genio, c'era da crederci, ma sentiva su di sé il peso della storia. Voi pensate a quanto ha agonizzato sopra le sinfonie, la prima sinfonia gli è costata anni di lavoro perché lui vedeva l'ombra di Beethoven. Sapeva di essere quello che prendeva il testimone da Beethoven e portava avanti il mondo della sinfonia. E anche col quartetto d'archi lui la sentiva quest'ombra, l'ombra di lui, di Mozart, di Haydn, della grande tradizione viennese. Gli pesava come un macigno, tant'è vero che ha iniziato 20 volte prima di pubblicare il primo quartetto. Ha scritto 20 fra movimenti interi, movimenti non finiti, e la leggenda dice che addirittura ne avesse scritti due per intero, finiti, chissà quale meraviglia dovevano essere, e li abbia buttati nel camino perché non era contento. Non sapremo mai com'erano. Però ce ne sono rimasti tre che gli sono costati veramente il sangue. Proprio. Poi quando li aveva scritti li faceva vedere gli amici per essere sicuro che la qualità fosse come voleva lui, eccetera. E in effetti, fin dal primo, che il quartetto in do minore, il primo movimento lui, diciamo, si vuole togliere subito di mezzo Beethoven, perché è il movimento più beethoveniano di tutti. È basato tutto con delle note di battute che sembrano quelle della Quinta Sinfonia, anche il modo di sviluppare il materiale armonicamente, è una delle pagine più beethoveniane che Brahms ha scritto. Ed è veramente di grandissima densità, di grandissima profondità, proprio degna di Beethoven. Dopodiché però lui si ferma. Mentre Beethoven, dopo un primo tempo altissimo
tasso di energia. In genere ci regala degli adagi di profondità abissali, estreme, dove l'animo umano viene scandagliato in pieno. Ecco, ma Brahms dice: no, non faccio la stessa cosa, non me la sento. Fa un primo tempo veramente in tutto e per tutto degno dei quartetti di Beethoven, però poi fa una romanza, una pagina molto più leggera, delicata, cioè non si avventura nelle profondità sottomarine di Beethoven. E poi c'è uno scherzo stupendo, un finale travolgente. È un quartetto meraviglioso. Il secondo quartetto in La minore è splendido anch'esso, e in più ha questa caratteristica che nel secondo tempo si ritrova la formula musicale FAE, che se guardiamo come i tedeschi scrivono le note, vuol dire fa, la, mi. Sono tre note su cui ho basato il tema. 20 anni prima, proprio insieme a Schumann e altri autori, c'era una sonata per pianoforte in più tempi. Ogni tempo era scritto da un autore diverso, appunto, fra cui Schumann e Brahms, e si chiamava appunto Sonata FAE, ed era stata regalata come omaggio a Joseph Joachim, il grande violinista per cui Brahms poi scrisse anche il concerto in re minore. E lui riprende questa formula 20 anni dopo per fare l'adagio, quindi un ulteriore omaggio a Joachim. Il terzo quartetto che lui ha scritto dopo è opera 67, i primi due sono opera 51, è il più leggero, fra virgolette, nel senso che è quello più vicino al mondo di Haydn, di Mozart, è il più sereno, è quello che si porta meno sulle spalle il fardello, l'angoscia della tradizione. E Beethoven qui c'è molto meno, appunto, lui guarda ancora prima, rende omaggio alla tradizione ancora più classica prima. Quindi dei tre è il più amabile, diciamo, è quello anche che impegna meno l'ascoltatore. Ma sono tutte e tre delle pagine monumentali, a loro modo, meraviglioso, una scrittura di una perfezione tale che è difficile anche parlarne, bisogna solo ascoltarla, l'uso del contrappunto, dell'armonia, le caratteristiche quasi sinfoniche che lui riesce a dare al quartetto per archi, perché il quartetto per archi, per un compositore, è la cosa più difficile del mondo, ve lo dirà qualsiasi compositore di qualsiasi epoca, anche fra i contemporanei. È più difficile scrivere un quartetto che un pezzo per grandissima orchestra, perché dietro l'orchestra ci si può nascondere, c'è l'orchestrazione, ci sono i colori, ci sono mille cose con cui si può giocare. Il quartetto no, il quartetto si è nudi, sono quattro linee e lì tutta l'abilità contrapuntistica, armonica, di scrittura deve venire fuori. Ed è per questo che Brahms ha aspettato appunto di avere 40 anni e ci ha pensato tanto, perché anche per lui lo sapeva che era la cosa più difficile del mondo, però naturalmente ha superato in maniera straordinaria questa prova, che è costato un po', diciamo, in termini di popolarità. Non sono veramente mai entrati nel repertorio, diciamo, degli ascoltatori più che dei quartetti, e però sono pagine indimenticabili, che in questa bellissima esecuzione che vedeva l'Amadeus veramente al massimo della forma, e con una registrazione che per l'epoca era veramente di super qualità. Non c'è rumore, anche in questa masterizzazione le dinamiche sono veramente eccellenti, non sembra un disco di tantissimi decenni fa. Quindi è un'interpretazione illuminante, loro avevano un assieme, una telepatia fra di loro che li faceva arrivare soprattutto in questo repertorio, ma non solo, pensiamo anche alla storica registrazione del quartetto di Britten che fu scritta proprio per loro nel 76, cioè erano veramente dei geni del quartetto d'archi. Quindi questo doppio CD, che ripeto credo costi come uno solo, vi permetterà di goderne appieno. Per di più, essendo solo tre, i quartetti di Brahms non riempivano due CD, e quindi fin dall'epoca, anche quando c'erano i vecchi LP, loro avevano, diciamo, messo come ultimo lato un quartetto di Antonín Dvořák, un compositore boemo che Brahms trattò sempre come una specie di figlio, fu un suo mentore musicale, lo incoraggiò sempre, lo portò nella sua casa editrice Zimroth, dove pubblicava lui, e gli dava consigli, insomma era uno dei pochi compositori, fra l'altro, che Brahms ammirava, di cui parlava bene suoi contemporanei, perché Brahms era uno cattivissimo che certo non regalava complimenti a nessuno, era famoso per questo, e invece di Dvořák era entusiasta e lo ha sempre incoraggiato. Questo quartetto si chiama appunto il quartetto americano, il suo dodicesimo, e
Si chiama così perché Dvořák, appunto, aveva vissuto in Boemia per molti anni, poi a un certo punto era partito per gli Stati Uniti ed è diventato il direttore del conservatorio di New York, e c'è stato per molto tempo. Lì, ad esempio, si è interessato molto al folklore americano, soprattutto al folklore afroamericano, con temi gospel che si ritrovano, ad esempio, nel suo lavoro più famoso, la Sinfonia del Nuovo Mondo. E anche in questo quartetto, appunto, ci sono alcuni tipi di temi di quel tipo che non sono proprio trascrizioni pari, c'è il sapore di questa, sono frammenti che poi lui naturalmente sviluppa in modo europeo, in modo suo, però hanno questo profumo più esotico, diciamo così, rispetto ai lavori che scriveva quando stava in Europa. Naturalmente, rispetto ai quartetti di Brahms, è musica più leggera, anche questa, fra virgolette, cioè è un quartetto più sbarazzino, è un quartetto allegro, bellissime melodie, è una musica che ha molti meno problemi. Dvořák non sentiva su di sé questa angoscia di essere quello che doveva portare avanti il discorso. Si accontentava, chiamiamolo, accontentava di scrivere della musica bellissima, non aveva tutte le angosce di Brahms, non era il predestinato come era Brahms. Però era un maestro di scrittura assoluto. Voi pensate anche solo alla Serenata per archi. Lui per archi scrive meravigliosamente, contrappunto, è tutto perfetto. Però chiaramente è un ascolto meno denso e va benissimo perché dopo aver ascoltato tre quartetti di Brahms, non è facile, ci sta bene questo lavoro così sereno, così solare, però magistrale. Quindi un disco che vi farà senz'altro passare volentieri questa settimana, fino a quando ci ritroveremo per un altro consiglio. Quindi la serie si chiama The Originals, ce ne sono veramente tantissimi, bellissimi, non, è difficile sbagliare con questa serie. Brahms, Dvořák, Amadeus Quartet. Noi ci vediamo la settimana prossima. Io vi auguro una buona giornata, mi raccomando, stiamo a casa finché si può stare, e comunque sempre massima cautela perché questa pandemia è ancora qui, ma quando se ne andrà ci ritroveremo tutti quanti a teatro a sentire i concerti della Scuola Normale di Pisa e spero in generale i concerti in Italia e che la vita musicale possa riprendere come era ripresa prima. Speriamo bene. Intanto un augurio, un saluto e buon ascolto a tutti quanti.